Con Reggio Emilia batte Civita Castellana Roma per 3-2. Siamo con Matteo Bortolozzo, mattatore, assieme agli altri compagni della serata. Matteo, una partita ma soprattutto una vittoria di cuore, di grinta, una vittoria che cercavate. Assolutamente sì, ma prima di parlare di questioni tecniche ci tenevo veramente a ringraziare questa società che ha voluto puntare su di me nonostante l'ultima parte dello scorso campionato un po' difficile per qualche problemino fisico, e ha deciso di puntare su di me, ha deciso di investire per comunque starmi vicino, curarmi e farmi tornare in campo. Se adesso comunque sto giocando queste buone partite a questi livelli è soprattutto grazie a loro. Direi che ti hanno curato molto bene, perché questa sera sei stato veramente bravo, muro, dappertutto. Ti sei piaciuto, o soprattutto ti è piaciuto il pubblico di Reggio Emilia? Assolutamente bellissimo, il palazzetto secondo me è quasi pieno, veramente emozionante. Poi sai, la partita dell'ex, c'è sempre quel qualcosa in più, quello stimolo in più che ti porta a fare bene, a voler fare bene. Ed è andato tutto perfettamente, veramente, contro una squadra che è una buonissima squadra e che oggi tra l'altro ha giocato anche molto bene. Quindi cosa chiedere di più? Io sono veramente soddisfatto e contento. Dopo Matteo Bortolozzo siamo con Andrea Ippolito, altro mattatore della serata. Andrea, una bellissima prestazione personale, una bellissima prestazione di squadra e finalmente una bellissima vittoria sulla capolista. Sì, metterei davanti prima bellissima prestazione di squadra, perché poi alla fine individualmente quando si fa bene si cerca sempre di fare il meglio per la squadra. Poi è normale, fa piacere giocare bene, però sempre al servizio di tutti quanti, volevo assicuro. Che dire di oggi? Sapevamo che sarebbe stata una battaglia e così è stata. È una squadra forte, molto forte, attaccanti di alto livello, che gioca una bellissima pallavolo e bene, siamo stati bravi ad approfittare di qualche indecisione loro, e anche a muro oggi ci siamo fatti sentire nei finali di set. E bene, no, a caldo, sai, come se partite poi devi riviverle piano piano la notte, il giorno dopo, per sapere poi veramente cosa ha girato bene, e dobbiamo ripartire da là. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento fuori casa adesso, perché è importante che al di fuori del Palabigi facciamo bene, perché qualche trasferta di troppo l'abbiamo steccata. A Massa è andata un po' meglio rispetto a Grotta e Potenza Picena, però sicuramente dobbiamo iniziare a portare un po' di fieno in cascina. Chi li dedichi questi due punti? A noi, a Veronica che mi sta seguendo da Edimburgo e a chi ha creduto in me. A chi ha creduto in me, perché io ho passato un anno e mezzo difficile e ce l'ho messa tutta per tornare, per dimostrare a tutti quanti che non ero un giocatore finito. È vero, non ho più 20 anni, però insomma ho tanta voglia di far bene e di far vedere che mi diverto ancora in campo, quindi anche un po' a me la dedico. Direi che l'Ippolito di qualche anno fa è tornato. Sta tornando.